Delfina, scusami. Scusami, io non voglio farti soffrire, ma il divorzio è la cosa migliore. Tu non vuoi farmi soffrire. Non mi vuoi ferire e per questo mi lasci. No, 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 no. Cerca di capire, Delfina, se chiudiamo adesso sarà meglio. Questo è doloroso, è molto doloroso. Anche per me è doloroso. Se è doloroso per te, non sai quanto lo è per me. Perché sono io quella che resta da sola a trovare un modo di sopravvivere senza te vicino e senza più una persona da amare. No, 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 Delfina, Delfina, no. No. No, non è vero. Non può succedere a noi. Ci siamo appena sposati e già mi stai chiedendo il divorzio. In questo momento dovremmo essere insieme a goderci la nostra luna di miele. È la tua ultima parola. Perdonami, ma lo è. Sì. Mai. In tutta la mia vita un uomo mi ha umiliata così. Perché ti sei sposato con me se pensavi di lasciarmi subito? No, dimmelo, puoi, perché mi sembra una follia. Non l'ho fatto di proposito. Le cose sono andate così. Io non volevo farti soffrire, sappilo. Bene. Io so che non volevi farmi soffrire. Perdonami. Che cosa? Perdonami. Perdonami, per favore, perdonami. Non mi lasciare, non mi lasciare sola, per favore. Luce della mia vita, per favore. Senza di te la mia vita non ha più senso. Delfina, ci abbiamo provato, ma questa è la cosa migliore. Non renderlo più difficile. Non renderlo più difficile. Ti chiedo perdono e pensa a quello che vuoi. Ti prego, perdonami, Massimo. Niente più bugie. Ditemi che cosa succede qui. Sei venuta a prendere soldi? No! È venuta a restituirli perché si è pentita. Che gran nobile gesto, vero? Sul serio? Sì, Nicholas, il fatto è che quello che ci siamo detti tu e io mi ha fatto riflettere. L'idea di tenermi quei soldi è una vergogna che non posso sentire. Grazie, grazie. No, scusami. No, scusami, va bene. Non volevo. Beh, è meglio che vada, scusatemi. Sì, ti accompagno. No, Nicholas, no, meglio di no. Guarda adesso. Come sta male, lasciala andare, poverina. Vieni, caro. Che fortuna si sia risolto tutto, ma proprio tutto. Perché io avevo un grosso peso sulle spalle, capisci? Ero oppressa dalla menzogna, non potevo neanche guardarti. Era davvero una follia, piccolo mio. Vai, rilassati, tesoro mio, vai. Povera mia, che problemi. Bene, amici miei. Guardate che ho portato per festeggiare biscottini. Un applauso per questa coppietta. Congratulazioni, l'hai ufficializzato. Si vede che l'ami. Amore mio, mi hai lasciata di stucco. Nel senso buono. Ma comunque sono molto felice per quello che hai fatto. Sei grande. Anche tu lo sei e perdonami, mi sono comportato come uno sciocco in questo ultimo periodo. Ah, che bello. Mi congratulo molto. Sono very happy for you. La primavera sta come esplodendo, no? Grazie, Valentina. Grazie. Che carini che sono. Bata e Sofia, Franco e Maria, Faccia e Olivia, Valentina e... Valentina è sola. No, deve essere un brutto sogno. Non ci posso credere, non può essere. L'unica cosa che voglio è stare vicino ai miei ragazzi. Stare con loro, accudirli, amarli, abbracciarli. Non posso stare lontana da loro, non posso non vederli. Perché? Perché? Flor, che ti succede? Parla, che c'è? Niente, tu che cos'hai? Franco ha detto a tutti che è fidanzato con Maria. L'ama, capisci? Oh, Olivia. L'ama. E tu? Figurati che il giudice ha frainteso un atteggiamento ingenuo tra me e Massimo e mi ha proibito di vedere i ragazzi. Come? Sì. Sembra che dovrò allontanarmi sempre di più da loro e i momenti felici finiranno. Non so perché. Perché è tutto così complicato. Che accadrà ora? Chi è? Amore, l'ho fatto, non potevo tacere, l'ho fatto. Fatto cosa? Ho chiesto il divorzio a Delfina. Come? Sì, amore mio, mi voglio separare. Non posso permettere che tu e i ragazzi continuate a soffrire per colpa mia. Basta con gli errori, è finita. E lei che ha detto? Sì, beh, lei l'ha presa male, ma lo capirà, immagino di sì, che lo capirà. Ora vado subito a parlare con il giudice. Voglio dirgli che siamo perdutamente innamorati e che vogliamo vivere tutti insieme con i ragazzi, essere felici e continuare ad amarci. Non mi sembra vero. Sì, amore mio, credici, perché è la verità.
Ma sei pazzo? Massimo, come puoi lasciare i miei ragazzi indifesi in quella casa? L'unico che li può proteggere sei tu e te ne vai. Ma, Flor... Zitto! Tu non sai di che cosa è capace Delfina. No, no, Flor, calma, tranquillizzati. Delfina sarebbe incapace di fare del male ai ragazzi. Come incapace? Tu la conosci, sai bene quello che ha fatto finora. Ti chiedo per favore di non allontanarti da loro, è chiaro? Amore, è la prima volta nella mia vita che penso liberamente. Sì, certo, perché ti manca la pratica. Tu stai tranquilla, perché Delfina sta male, ma non è mica pazza. Non farà del male ai ragazzi. Calmati, tesoro, calmati, amore mio, che ti succede? La figliastra sta andando fuori di testa, dai lui! Li odio! Li odio con tutta l'anima! Quello stupido mi ha lasciata per andarsene con quella belva ingonnella! Oh, che assurdità! Persino dimenticato il sacrificio che hai fatto per sua madre! È un ingrato, amore mio, un ingrato! Sì! Perché non gliene importa niente della sua promessa! Tesoro, calmati, che vuoi che sia un ostacolo in più in una carriera di successo? Una battaglia si vince facendo la guerra e noi ne usciremo illesi, amore mio! Attenta! Vuoi calmarti, vita mia? Tu sei una stupida! Non hai capito niente di quello che sta succedendo qua! Mi ha lasciato! Quello stupido mi ha lasciato per andarsene con la serva e io lo voglio strangolare! Calmati, tesoro, calmati! Capito? Calmati, amoruccio mio, perché dobbiamo pensare, capisci? Così non si risolvono le cose! Pensare a come tagliare le teste di tutti i nemici, Delfina! Esatto! Sì! Questo è quello che dobbiamo pensare! Sentito. E dobbiamo eliminare! Dobbiamo eliminare tutti quelli che vivono in questa casa! Non è così! Calmati! E tu sta zitto, sciocco! Dobbiamo creare un comando di emergenza, un piano B, questo dobbiamo fare. Avanti, figliastra, eliminali tutti. Ancora, certo. Sta zitto, stupido. Li elimino tutti. Che cosa è successo qui? Non ti rendi conto che la mia bambina sta molto male? Delfina, io sono venuto a dirti che è meglio che io non dorma qui oggi. Sì, e domani parleremo. Cerca di calmarti e scusami per tutto quello che ti sto facendo passare. Perdonami. E a te, Bonilla, ho già detto che non voglio vederti in questa casa. Io sto andando via, sono venuto a prendere le mie cose. Perdonami. Vuole il perdono! No, come può? Calmati. Non capisci che l'odio e l'ira in questo caso non ti servono a niente, tesoro? Sì, ho capito. Ma minore ti porta un buon tè, bella. Sì, come quando eri piccola. Sì, un buon tè. E tu porta un calmante, 2, 3, 4, ne ha bisogno, stupido! Bonilla, tu mi devi aiutare. Tu che sei il campione mondiale di perfidia, non puoi tirarti indietro, voglio un'azione ben congegnata. Chiara? Crudele. Malefica. Ma cattiveria, sudore e lacrime e ancora cattiveria. Cattiveria gogo, Bonilla. Sì, cattiveria. Mi hai invitato al mio gioco. Greta, non mi indorare la pillola. Come stanno i miei ragazzi, bene? Ah, Floriziente, io ripetere già mille volte che piccoli avere mangiato e dormito come cielo comanda. Bene, allora fa una cosa, vai in camera e controlla che stiano bene, perché quella strega di Delfina è una minaccia continua, capito? Stare tranquilla, Floriziente, perché signor Conte sta in camera a dormire con piccoli. Ah, perfetto, allora di al Conte Minimo che rimanga con loro, perché quella strega di Delfina potrebbe fare qualunque cosa ai ragazzi, va bene? Un bacio, Greta. Ciao. Delfina è una minaccia costante. Devo parlare con te. Permesso. Allora, che è successo? Che facce, ragazzi? Mi spaventate. Che c'è? Che... ho trovato mia madre. Quando? Oggi. Oggi? Sembra che la mia madre adottiva sapesse tutto. Si chiama Susanna. Ho parlato con lei e credo che sia buona. Voglio vederla di nuovo domani. Andrò a trovarla. Allora io che sono la tua babysitter voglio venire con te a conoscere la tua mamma. Grazie. Nicolas. Grazie. È meraviglioso. Finalmente un pezzo del puzzle che va al suo posto. Jabari si sono ricomposti, no? Per esempio, Franco si è fidanzato con Maria. È una buona notizia. Congratulazioni. Bravo, Franco. È arrivata la primavera e ci siamo fidanzati tutti, no, Olivia? Sì. Se vuoi possiamo uscire in quattro. Io vado. Almeno hanno con chi uscire, invece io non ho nemmeno un amico con cui festeggiare la primavera. Beh, meglio solo che male accompagnato, questo l'ha detto... Ma chi l'ha detto? Beh, qualcuno l'ha detto. Certo.
Scusami, Delfina. Scusami, io non volevo farti questo. Per colpa tua. Per colpa tua. La mia vita è in pericolo. Non dirmelo, ti prego. Non dirmelo. Solo il tuo amore potrebbe riuscire a guarirmi. Delfina, io ti chiedo perdono. 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 Devo parlare con te, Massimo. Malala, senti, questo non è il momento adatto. Invece, e poi non questo è il momento, perché io ho un'angoscia che mi attanaglia la gola. Non è possibile che tu abbia fatto questo alla mia bambina, a lei che ti ha dato il suo cuore, che è stata con te come non è stata con nessun uomo, con nessuno mai. Che stai dicendo, Malala? Sto dicendo quello che sto dicendo. Perché lei aveva paura di soffrire di nuovo dopo l'ultimo abbandono. E che ha fatto, eh? Ti ha affidato la sua anima, ti ha affidato la sua vita. Ti avrebbe dato il suo rene, il suo fegato. E come se questo fosse poco, ha dato il midollo a tua madre per salvarle la vita, caro. Ascoltami, è una questione tra me e Delfina e non voglio parlarne con... E io invece voglio parlarne. Ne voglio parlare, perché non è giusto che mia figlia soffra così. Tu mi devi ascoltare. Figliastra preferita, ho sempre saputo che in fondo, fino alla punta degli alluci, tu e io siamo assolutamente compatibili, siamo ugualmente perversi. Crudeli, Bonilla, crudeli. Devi stare tranquilla, mia piccola malvagia. Una goccina di questo acido nelle orecchie dei bambini addormentati prima perfora il timpano, poi le trombe di Eustachio e infine arriva alla materia grigia. Fa male? Brucia, da. Che pena! Ghicelli! No, niente, stavo che venendo ci fai, da te. Che ci fai tu qui, Boria? No, senti, scusa, volevo parlarti da uomo a uomo. Spiegami, cos'è questa storia del divorzio dalla mia figliastra? Devi stare attento, perché sarebbe un oltraggio alla morale. Oltraggio? Sì, e anche alla mia figliastra. Stai oltraggiando la mia figliastra, vieni nello studio, no, che ti spiego. No, per nessuna ragione. Vado a dormire nella stanza dei ragazzi, quindi per favore vattene da questa casa. No, guarda sì, che tempo vattene, c'è fuori. Vattene, vattene, altrimenti ti butto fuori io. Permesso. Questa volta vi siete salvati, ma la prossima volta non sbaglierò. Che cosa stai facendo, tesoro? Vuoi che ti porti la crema antirughe in carcere, amore mio? Cerca di ragionare, tesoro. Ogni tanto pensa. Usa l'intelligenza che io ti ho dato. Vediamo se sei capace di usarla. Buongiorno, mia cara. Da queste parti così presto. Si è comodo. Per fortuna è arrivato. È da tanto tempo che la stavo aspettando, signor giudice. Sto tanto male. Tanto male. Calma, calma. Allora, si spieghi. Li ho visti. Ho visto mia sorella con mio marito. Li ho visti insieme. Sono disperata. Mi sento male. Ma questo è spaventoso. È un tradimento vero e proprio. Lo so, lo so. Le giuro che non so che pensare. Non so se è vero che mi tradisce o no. E non voglio giudicarlo. Ma lei mi ha appena detto che... Sì, sì, io mi baso su un fatto concreto. Insomma, ieri notte non ha dormito con me. Questo è grave, signora. Sì, è che la vita è grave. Io sto male per questo, sto male perché i ragazzi sono in casa e sono molto sensibili. Loro captano ogni scintilla, capisce? E questo mi distrugge. Che vuole che le dica? Tranquilla, tranquilla. Io sono già intervenuto con autorità. Ho proibito alla bambinaia di avvicinarsi ai ragazzi. Quanto a suo marito, stia tranquilla. Io le assicuro che parlerò con lui. Signor giudice, grazie. Io non so che farei senza di lei, veramente. Le chiedo soltanto, per favore, di non dire a Massimo che sono venuta qui. Perché per me sarebbe così umiliante. Non soprattutto si preoccupi. Per i bambini, non... Si fidi, ci penso grazie. Io. Grazie, grazie. Flor, ti ho detto che i bambini stanno sì, bene. Sì, lo so, ma conviene sempre fare un controllo. Franco, come stai? Sono con Nicholas, sto andando a conoscere Susanna, la mamma. Senti una cosa, i bimbi? Ah, bene, dice che li controlla sempre. Non li perdere mai di vista, eh? Beh, ti mando un bacio. Ciao, buona fortuna.
Dammi il cellulare. Ora sono tranquilla perché so che Delfina non potrà fargli del male, quindi... Susana! Ciao, Nicholas, come stai? Bene, Flore, ti presento Susana, mia... Salve, come va? Salve. Flore è tutto per me, come la mia seconda madre. No, non essere esagerata, non sono poi così vecchia. È una battuta per rompere il ghiaccio. Mi fa piacere conoscerla, ma poteva farsi viva un po' prima, no? Lo so che ognuno di noi ha dei buoni motivi, anche io ho una storia abbastanza complicata alle spalle. Quello che credevo fosse mio padre in realtà non lo era. E quello vero non l'ho mai conosciuto. Certo, Flore parla molto, ma sa anche ascoltare, è la sua dote migliore. No, la mia dote migliore è occuparmi degli altri come ho fatto con lui, che fino a ieri era molto triste e oggi è molto contento. Congratulazioni. Perché? Per i figli stupendi che ha. Ah! Ebbene, ti ho portato della roba e dei soldi. No, Nicholas, non posso accettare, no. Perché no? Dobbiamo aiutarcelo. No, è troppo, non posso accettare, non posso. A quanto pare sto assistendo al primo litigio tra madre e figlio, ma sono sicura che in seguito avrete un bellissimo rapporto. Vi lascio così potete continuare a conoscervi. Dai. È stato un piacere, a presto. Bene, allora siamo qua. Sì. Andiamo a fare un giro, insomma, per... Sì, andiamo. Per parlare. Il divorzio? Sì. Ma lei ha provato a pensare un minuto al trauma che subiranno i bambini? Sì, signor giudice, è per questo che prendo questa decisione, perché la situazione è insostenibile e la prego di separarmi da Delfina, perché la considero la cosa più sana per tutti. Ma, scusi, mi ascolti, ma questo è terribile, io le suggerisco di ripensarci e magari... È una decisione già presa, è categorica e definitiva, voglio divorziare da Delfina e lo farò. Molto bene. Molto bene, signore. Allora, a partire da questo momento, la signorina Florencia ha il divieto di avvicinarsi ai minori Fritzenwalden. Oh, che novità! Lo sapevamo già, questo. Vale anche per lei. Cosa? Lei, a partire da questo momento, cessa di essere il tutore dei ragazzi. La signora Delfina diventerà l'unica tutrice. È chiaro? No, insomma, signor giudice, perché non ci sediamo e parliamo come persone civili? Mi dispiace molto, la sua decisione è egoista ed irresponsabile. Ha dimenticato forse che si è appena sposato? Insomma, non ha pensato che quei bambini sarebbero prima traumatizzati dalla separazione e poi dalla sua unione con Florencia, che come se non bastasse è la loro bambinaia. Questo è spaventoso. E ora, se non le spiace... Oh. No, devo decidere. Di qua c'è il mio appartamento nel capannone e di là la casa dei miei piccoli. Che faccio? Vado dai miei ragazzi? No, il giudice ha detto che non posso avvicinarmi, quindi devo rispettare la legge. Il giudice ha detto che non posso avvicinarmi. E se diventassi invisibile? Pronto? Pronto? Sei tu? No, carrozzeria, il carretto felice, buongiorno. Perché rispondi al cellulare di mio marito? Si può sapere? Ha sbagliato il numero? Non chiudere! Ruba mariti da strapazzo, questa me la pagherai cara. Ti assicuro che distruggerò tutto quello che c'è da distruggere. Mi hai sentito? Tutto! Oh no, che paura, devo andare a proteggere i miei ragazzi. Devo fare presto, non posso lasciarli soli. Fatine, aiutatemi. Devo entrare in quella casa. Fermati, Flor, Massimo! A casa, senti, ho appena risposto a Delfina ed era molto arrabbiata. Ha capito che ero io e mi ha detto che me la farà pagare. No, amore mio, non farà niente perché tu Delfina è inoffensiva. Tu non la conosci, Delfina, conte minimo. È capace di fare qualunque cosa e fidati, non si fermerà davanti a niente. Sai una cosa? Chi ci rimetteranno saranno i ragazzi e per fortuna tu vivi ancora in quella casa. Io non posso fare niente, Massimo. Tu sei l'unico che può proteggere. Sì, ma Flora, ascoltami, le cose sono peggiori di quanto pensi. Che cosa è successo? Il giudice mi ha proibito di avvicinarmi ai ragazzi come a te. Cosa? Sì. Mi prende in giro? Ora Delfina tiene i ragazzi in ostaggio. Sì, lo so, è terribile. Ho un'idea. Dille che ci hai ripensato e... Ma che no, come una bugia? Come puoi dirmi questo, Massimo? Amore mio? Come puoi chiedermi questo? E li vuoi lasciare lì, nelle mani di Delfina? No, non ti preoccupare. Ho già parlato con il mio avvocato. Non c'è tempo per gli avvocati. Ogni minuto è prezioso. Devo andare a casa. Accompagnami. No, ma... No, Flora, il giudice ha detto non chiaramente... Non mi importa quello che ha detto il giudice. Mi accompagna o no? Ciao. Ciao. Ti stavo cercando. Volevo parlare con te, Franco. Ieri sera l'annuncio del tuo fidanzamento mi ha scombussolata un po'. Volevo che tu lo sapessi. Io... Ecco, voglio che tu sappia che la mia decisione è stata sofferta. Mi riferisco a Maria e...
E se ti ho fatta soffrire, ti chiedo scusa. No, va bene. Mi sembra stupendo che tu abbia trovato una compagna. Anche se mi dispiace. Franco, di qualcosa. Che devo dire? Se avessi potuto scegliere, oggi staremmo insieme. Ma non possiamo. Infatti. Ma al di là di questo mi fa male vederti con un'altra. Anche a me fa male vederti con un'altra. No, lascia stare. Questa è la cosa migliore per entrambi. Sì, ovviamente. Ognuno deve fare la propria strada. Chissà che con il tempo... Voglio che tu sia molto felice. Anche tu. Ti amo. Ti amo. Delfina! Ciao, noi due dobbiamo sì, parlare. Sì, vieni, andiamo nello studio a parlare. Va bene, ma fa presto, perché deve arrivare il signor giudice. E non voglio sapere le cose per ultima come è successo finora. No, certo. Guardami, cosa c'è? È successo qualcosa? Come che c'è? Vuoi parlarmi della mia condanna a morte o che vuoi fare? Ma quale condanna a morte? Mi hai già dato tante pugnalate, l'ultima me la vuoi dare al cuore? No, beh, insomma, non puoi nemmeno metterla in questo modo. Io credo che sia meglio per tutti. No, è meglio per te, non è meglio per tutti, non ti confondere. Perché io e i miei bambini stiamo soffrendo moltissimo per tutto questo. Vabbè, io ti chiedo di parlare da persone adulte. Mi sembra che il nostro divorzio si possa concordare se ci mettiamo buona volontà. Io volevo appellarmi alla tua enorme generosità. Ci puoi contare, perché sono nata generosa. Sì, siccome so che sei nata generosa, ti volevo dire che quando divorzieremo dovrai rinunciare alla tutela dei ragazzi. All'inizio ero disperato perché ho vissuto un'infanzia molto felice come Fritzenwalden e di colpo mi è crollato tutto. Hai scoperto che eri stato adottato? Sì, e non volevo sapere niente, ma adesso mi era venuta voglia di trovarti, di conoscerti. E ho capito che è meglio qualsiasi verità della migliore menzogna. Essere un Fritzenwalden è stato bello finché è durato, ma adesso voglio affrontare tutto quello che ci succede. Grazie di aver accettato di conoscermi. Siediti, ho una sorpresa per te, siediti. Pronto? Lautaro, sono Nicholas. Nicholas, come stai? Bene, visto che volevi... Che cercassi nostra madre, beh, l'ho trovata, ecco, te la passo. È Lautaro, l'altro tuo figlio, salutalo. Sì, pronto. Salve. Sapevo che Nicholas l'avrebbe trovata. Come sta, signora? Bene, io sto bene. Mi fa piacere. Prendo il primo volo e vengo da voi. Cosa? Dove sei? A Roma. No, per favore, non partire, per favore, non partire. Digli di non venire, per favore. Che succede? Diglielo. Che c'è? Questa è tutta una bugia. Io non sono vostra madre, non sono vostra madre. Cosa? Questo mai? Cosa ti prende, Massimo? Mi odi così tanto che vuoi lasciarmi sola? Mi vuoi allontanare da tutte le persone che amo? Non è possibile, no. I miei angioletti, no, non li puoi allontanare da me. Loro hanno bisogno di me e io ho molto bisogno di loro. E inoltre è l'eredità che mi ha lasciato il mio Federico. L'uomo più nobile che abbia conosciuto, malgrado non fosse blasonato. Vado ad aprire. Sì, è ovvio. Scusa, cosa hai detto? No, sì, ti ringrazio. Si può entrare? Signor giudice, che piacere vederla qui. Come va, signor giudice? Entri, sì, bene, entri bene, pure. Prego. Salve. Che fortuna trovarvi insieme, perché dobbiamo definire alcune cose. Ah, sì, bene. Dopo una decisione così drammatica come quella... Si accomodi, la prego. Sì, io direi di passare nel mio studio, no? Possiamo parlare sì, tranquilli. Sì, certo. Delfina, vieni, andiamo. Signora? Andiamo nel mio studio. Staremo più comodi. Delfina, precedici. Fagli onori di casa. Il giudice ha fretta e quindi
Prego. Grazie. Ma che ci fa lei qui, Florencia? No, credo che qui si sia creato un malinteso. Io non sono venuta qui per i bambini, né per caso. Sono venuta per il cane. A meno di 100 metri. Sì, certamente. Senta, io non le avevo proibito di avvicinarsi a meno di 100 metri dai bambini? Signor giudice, a lei non interessano i bambini. Ma certo che non mi interessano, mi vede vicino a uno di loro. No, sono qua per il cane, creda quello che le dico. Ma per favore. Tu non ti intromettere. Flor, ti prego. Chiuda la bocca, Conte, stia con sua moglie perché è un uomo sposato. Scusa, è una mia impressioni o ti prendi gioco di un ordine del giudice? Per niente, cara, i desideri del giudice sono ordini. Ora basta. Certo. Non accetto più nessuna insolenza. Esigo rispetto. Lei è più pericolosa di quanto pensassi. No, pertanto estendo la proibizione di vedere i bambini ai gemelli e al giovane Matthew. No, non è possibile. Signor giudice, non voleva contraddirla, no, non voleva Conte, fare niente, non mi dipenda. Assicuro. Signor giudice, glielo chiedo per favore, non mi faccia più soffrire, non ne posso più. Cerchi di capire. Senta, signorina, se non se ne va immediatamente complicherà la sua posizione. Flor, vuoi che ti accompagni? La porta è di là. Sì, me ne vado, ma la sa una cosa, signor giudice, sono stanca. Non posso credere che lei, un uomo di giustizia, non si renda conto che sta sbagliando di grosso. È davvero assurdo! Flor! La prego, signor Conte, andiamo a parlare di quello che ci interessa. Prego. Concentriamoci sul discorso che noi abbiamo fatto nel mio studio. Intendo il divorzio. Io continuo ad amarlo come il primo giorno. Ma, signor Conte, io le consiglio di cambiare idea, se lei me lo permette. No, non voglio farlo. Non cambierò idea. Perfetto, se è questo che ha deciso. Lei sa bene cosa accadrà per la tutela, ma comunque credo che ci sia ancora una possibilità. Quello che dice lei per me va bene. Il mio consiglio è che voi facciate terapia di coppia. Io non sono cattiva, io credevo che sarebbe stato un lavoro più facile e non ho fatto troppe domande. Vuoi dire che Malala ti ha su? È quello che stavo cercando di dirti e non ci riuscivo. Il problema è che la situazione si è complicata. Malala ti ha pagata perché ti spacciassi per mia madre. Perdonami, Nicolas, perdonami. Si vede che sei un bravo ragazzo. Non posso continuare in questo modo. Quella donna mi ha pagato perché ti mentissi, capisci? Perdonami, lo so che ho sbagliato. Per soldi l'hai fatto, per i soldi si fa questo e altro. Sì, è vero. Hai ragione, ma io non credevo che... Senti, ora la cosa importante è che per te sia chiaro che io non sono tua madre, capisci? Né la madre di quell'Autaro, né la madre di nessuno. No, signor giudice, nonostante sia un giudice dei minori, non può proibirmi di vedere i miei ragazzi, né Martin, né Thomas, né Roberta, né gemelli, chiunque. Mi proibisca di respirare l'aria contaminata di questa città, mi proibisca di vedere i miei ragazzi, di parlare con le mie fatine, me lo proibisca, ma non ci riuscirà, signor giudice. Ciao. Flor, che ti succede? Sai che il giudice mi aveva proibito di vedere i ragazzi? Bene, adesso alla lista dei proibiti si sono aggiunti Martin e i gemelli. È incredibile. Ma non ci credo, sì, è molto orribile, ingiusto, me lo Flor. Stanno facendo apposta. Mi vogliono distruggere, non so che fare. Io ti giuro che mi invento di tutto per cercare di entrare a casa, ma lui non mi perde di vista nemmeno per un momento. È il re dell'ingiustizia. Inoltre Delfino lo ha convinto che ho una cattiva influenza sui miei bambini, ti rendi conto? Ma perché non entri mascherata? No, Olivia, per favore, matura un po'. Pensi davvero che io sia un pagliaccio che fa qualunque cosa? Io capisco che è per una buona causa, ma è una cosa infantile. Cerca di crescere, Olivia. Venga, signore, pure, continui la perquisizione e vedrà che la signorina Florencia qui non la troverà mai. Sì, sì. Sembra che questa volta abbia capito. Evaristo è il suo nome, vero? Evaristo Carlos, però mi chiamano Evaristo. Bene, mi dica, lei vuole aiutare il suo padrone? Ma certamente, io vivo per questo, ma non so come. Molto bene. Lo convinca a pensare all'opzione che gli ho dato, quella dell'assistenza psicologica. Cerchi di convincerlo, perché altrimenti... Sì, sì, farò tutto il possibile, signor giudice. E non so se ci riuscirò. Bene, continuiamo. Circolare, signor giudice.
cielo! Io pensavo che la cosa difficile fosse entrare dalla porta principale, ma questo posto è diventato una trappola ovunque. Per fortuna il giudice se n'è andato, ti assicuro che stava per venirmi un infarto. Sì, proprio così. Forse sto diventando un po' paranoico. Però, per un momento mi è sembrato... No, meglio che esca di qua. Devo andare nello studio. Ma amore mio, ma non vuoi neanche pensare a una proposta che ha fatto il giudice? Sì, ci penso, ci penso. Ma è molto difficile, devi capire che le cose sono come... Le cose sono come ognuno vuole che siano, Massimo. Vita mia, calmati, dolcezza. Massimo, come puoi farle una cosa simile? Non vuoi dare un'opportunità alla mia piccola? Ma perché? Tesoro, vita mia, calmati, amore. Non ti buttare giù, sei ancora molto debole dopo l'operazione che hai fatto per salvare la madre di Massimo. Malala, per favore. No, questo, amore mio, non te lo sto dicendo io. Te lo sta dicendo la persona più lucida, più equilibrata, più coerente che abbia conosciuto nella mia vita. Amore, lo fa per il bene della famiglia, dalle ascolto! È così, Massimo. Io ho qualche anno più di te, non molti, in verità, e penso di poterti dare qualche consiglio. Sì. Il matrimonio vive grazie al rispetto, al dialogo, alla complicità. Poi arrivano i figli. Che cosa importante, i figli, non è vero? Grazie a loro qualunque difficoltà si supera. Certo. I figli sono... la cosa più grande, sì, la più importante. Perché mi hai mentito, Malala? Perché mi hai mentito? Voglio saperlo! Ascoltami, invece di stare qui a metterti i vestiti, potresti stare in Brasile a toglierteli e a mettere il costume da bagno per andare in spiaggia. No, senti, Sofia, io ti ho detto che ci andremo. Non ho ancora stabilito quando, ma abbi fiducia in me, vedrai, partiremo. Ho solo bisogno di tempo. Sì, ma dici che ci andiamo e poi c'è sempre qualche scusa per non andare, amore però, mio. Però adesso, scusate, innamorati, dovete uscire perché c'è la disinfestazione. Va bene, prego. Sì, ce ne andiamo. Scusa. Ti dispiace? Tu che fai? No, vieni. No, andate, io rimango. Tu metti in ordine. Sì, sicuro? Sì. Ciao. Ciao. Bevi anche tu? Sì, ora qui dobbiamo chiudere. Sei molto carina, eh? Ti ringrazio. Mi sono comprata questa felpetta nuova per te. Ti sta molto bene. Visto che chiudete presto, possiamo andare a fare un giro. Sì, va bene, mi cambio e esco. Dai. Non si apre. Ma... non so, è bloccata. Calmati e dimmi cosa succede. Questa pazza ha pagato una donna perché si spacciasse per mia madre. Beh, sì, ma non è proprio così, caro. Susanna mi ha detto che l'hai pagata perché mi mentisse. Malala, perché allora, non ti ho mentito, perché... ti giuro che non Malala, ti ho mentito. Malala, dimmi immediatamente cosa sta succedendo. Sì, mamma. Dici perché hai mentito a Nicholas. Oh, caro. Non è proprio così. Io non ti ho mentito. No. Vuoi che dica a Susanna di venire a dire a Massimo tutta la verità? Calma. Vuoi questo, Malala? Dimmi immediatamente che hai combinato. O finirai in prigione, te lo giuro. E va bene. Adesso vi spiego. D'accordo. Sì. Spiegaci. Sì, ti ho mentito. Ti ho mentito, piccolo, è vero. Perdonami, ma vedi, c'è una ragione, amore mio. Ti ho mentito perché la tua mamma è... Chi è mia madre? La tua mamma è... Sì. La tua mamma sono io. Non è possibile. Tu non sei mia madre, sì. Non sei mia madre. Sì, sì. Allora, Malala, spiega immediatamente cos'è tutto questo, perché è un'assurdità. Sì, può sembrare un'assurdità, ma io porto nel mio petto questo segreto da tanti, tanti anni. Però, mamma, insomma, spiegami, che è successo? Com'è andata? Che hai fatto? Ho dovuto tacere, tesoro, ho dovuto mantenere il segreto, non avevo altra scelta. Per favore, Massimo, fa che non mi menta più, te lo chiedo, per favore. Non sto mentendo, è la verità, amore mio. Sono rimasta incinta. È una storia molto travagliata. Che cosa? Come, che... È successo che... Che è successo? Non fatemi raccontare i dettagli qui davanti alla creatura. Malala, per favore. Sei così cattivo. Nicholas. Malala, adesso voglio sapere che cosa hai fatto. È molto difficile da raccontare, però è stata...
un'avventura. Sono rimasta incinta di Nicholas. Ah, e dell'altro, Lautaro. Per un'avventura. Con un marinaio ungherese. Come? Come? E come? Beh, Saint-Jean era andato via, mi aveva lasciata sola, ero sola. E che vuoi fare? Apparve questo viandante. Marinaio viandante. E passammo una notte insieme. Nacquero i gemelli, tornò Saint-Jean, dovevo liberarmene. Apparve Maria che era una santa. E allora così, lei se li prese. Uno ha avuto la fortuna di averlo vicino. E l'altro, beh... No. L'altro già lo sappiamo. Io voglio andare a vedere come sta Nicholas. Sì. Dopo voglio tutta la storia nei dettagli. È molto triste, eh? Mamma mia, sei impazzita! Che volevi che facessi? Mi hanno messa alle strette e quel mostro di ragazzino stava per ammazzarmi. Che cavolo l'ha messo al mondo? Voglio stare solo. Fermati, Nicholas. Ho bisogno di pensare. Non voglio parlare. Con qualcuno, ascoltami. Possiamo... Nicholas. Che fai, Flor? Oh, mi hai riconosciuto. Sì, beh, diciamo che sei la stessa Florencia, ma di un altro colore. Il colore non c'entra nulla, sono un mimo. Mi posso mimetizzare e stare con i ragazzi senza che nessuno mi veda, muta, senza fare brutte figure, non è geniale? Flor, ma diciamo Massimo, che... non guardarmi con quella faccia, dovevo fare qualcosa per infiltrarmi. Il giudice mi controlla continuamente, così passerò inosservata, perché Flor, non mi riconosceranno. Noi dobbiamo parlare. Anche tu mi vuoi cacciare? No, è per Nicholas, non sta bene. Che gli è successo? La mamma lo ha forse abbandonato? Fa una cosa, aspettami nello studio, io scendo subito. Ecco fatto, sono truccata. Massimo! Ma che fai così, Roberta? Ah, finalmente uno che se ne accorge. Di solito gli uomini non si accorgono mai di niente. Ah, beh, va bene, ma non sei un po' piccola per essere truccata così? No, niente affatto, perché è un problema? No, nessun problema. Se ti rende felice, va molto bene. Ah, grazie! Bene, basta. Grazie! Basta. Forza, aprite lo spogliatoio, per favore, aprite! Sono andati via, non c'è nessuno ormai. È qui il problema, vedi? Si è bloccata qui. Sì. Ah, il mio cellulare. Dov'è il mio cellulare? L'ho lasciato fuori, purtroppo. E ora che facciamo? Beh, ci penso io. Spostati che gli do un calcio e vedrai no, che si aprirà. No, ferma, è un peccato romperla, no? Allora, aspettiamo. Che si può fare? Aspettiamo. Eh sì, non c'è altro da fare. Sì, va bene. Aspettiamo, no? Visto che ci hanno chiusi qui... E non per colpa nostra dobbiamo restarci. E in più da soli potremmo approfittarne un po', no? Va bene, dai, sì. Sì? Facciamo un gioco. Io ti faccio una domanda e se rispondi male fai una penitenza. Se rispondi bene, la penitenza la faccio io. Va bene, giochiamo. Non te la perdono, assolutamente non te la perdono, Malala. Come hai potuto fare una simile stupidaggine? È come salire sul Titanic andando incontro all'iceberg. Chiudi la bocca, idiota, che volevi che facessi? Lasciami pensare. Da questa non ne usciamo, mamma. Che volevi che facessi, stupida? Perché non mi hai aiutata in quel momento invece di mandarmi allo sbaraglio? Dobbiamo pensare qualcosa, da questa dobbiamo uscirne, che quindi onore. Tu ti prenderai cura di quel ragazzino rimbambito adesso? No, non voglio neanche pensarci. Quella specie di mostro sarebbe mio fratello! No, per carità, mi immagino io madre di quel ragazzo. No, mi immagino i giornali. Malala Torres, Oviedo, vedova Saint-Jean e i suoi due ragazzini rimbambiti. Io ti mollo, mamma. Non so come farai, ma te la vedrai da sola. Ho 80 problemi dei quali devo occuparmi. No, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo pensare qualcosa. Deve esserci una soluzione. È finita. È finita. Ci sono solo due soluzioni, Bonilla. Il carcere oppure la foto con Nicholas. Il carcere senza dubbio, Malala. Sì, Bonilla. Devo bere qualcosa, mia madre mi distruggerà. Oh,
santo cielo, i guanti, perché ho dimenticato di mettere i guanti? Non posso lasciare impronte in questa casa, non posso. Non devono vedermi, non devono sentirmi. Che ti è successo? Ti ha attaccato un pagliaccio? Ma che pagliaccio? Cosa è successo dici? A Nicola? No, se chi ti ha dato questi baci, lascia perdere, verrà la polizia. È molto, molto grave. No, cos'è successo? Grazie, non ci penso io. Aspetta, ci penso io, non preoccuparti. Devo recuperare la mia valigetta. Vieni, vieni, forza. Mi scusi. Sì? Mi perdoni se la disturbo. No, beh, stavo meditando. E che ho dimenticato la mia valigetta. Sì, sì, certo. Pazza, 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 mille volte pazza. No, pazzo, Malala, pazzo. Pazza io, sciocco. Pazza io per aver detto che sono la madre di Nicholas. Ma come mi è venuto in mente? Ma come ho potuto dirlo? Che facciamo adesso? L'unica soluzione è sostenere la bugia. No, no, per nessuna ragione. Non voglio essere coinvolto nelle riviste, nelle foto. No, no, no. Io alla fine ti dichiaro malata, inferma. Almeno ti salvi dal carcere. Non puoi, Malala, fare questo al tuo maritino. Senti, caro, sì? Non so se ricordi, Boniglia, che tutto questo è per il DNA falso di Franco. Quindi, visto che ora siamo in ballo, anche tu dovrai ballare. Vai! Chi è? Chi è? E torno a ripetere, chi è? Il ragazzo. Hai perso di nuovo. Bene, continuo a fare domande io allora. Sì, continua tu. Adesso chi perde deve fare i massaggi alle spalle dell'altro. Ah, benissimo. Pensavo avessi un'altra penitenza. D'accordo. Quindi, qual è la prima cosa che ho visto in te? No, questo non vale, non vale, questo perché? Non vale, no. Perché, perché no? Perché se io ti rispondo bene, tu mi dici che ha sbagliato, o no? Allora? Non so, non so, i miei occhi, che ne so? Il tuo sorriso. Massaggi? Un'altra volta, e per di più ti devo fare i massaggi. Non mi convince il tuo gioco, ti dico la verità, perché io come so che non menti, meglio cambiare le regole. Adesso quello che perde fa quello che vuole l'altro, così è meglio, dammi quello che vuole l'altro? Sì, sì, quello che vince sceglie, è molto più facile, no? Beh, va comincio bene. Comincio io. Sentiamo. Qual è il mio colore preferito? Il bianco. Ah, errore, errore, è l'azzurro. L'azzurro è il mio colore preferito. Lo so, ho perso. Hai perso? Giusto? Sì. E? Voglio un bacio. No, 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 mi credo. Tutto questo è... tutto questo è molto strano. Sì, certo, va bene, ma è anche strano. Mi stupisce che lei entri senza bussare. No, 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 lei no, no, una scusi, persona... ma io non so più che cosa pensare di lei. Sì, va bene, ma non è quello che sembra. No, 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 come no, sembra. Insomma, vengo a prendere la mia valigetta e trovo... mi trovo lei molto nervoso e con quelle macchie di rossetto su tutta la faccia. Quali macchie di rossetto? Queste, signor Conte. Che sta dicendo? Come posso avere delle macchie di rossetto? Ah, no, no, ci posso credere, non ci posso credere. È stata Roberta che stava giocando a truccarsi, mi ha dato dei baci e mi sono rimasti bene, dei segni. No, va bene. Ha pensato no, 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 va bene, le credo, senta. Glielo anticipo perché stavo pensando che dopo essersi sottoposto alle sedute di terapia, lei insiste nel volersi separare. Allora valuterò la possibilità che la tutela resti nelle sue mani. Dato che io so che i bambini non amano la signora Delfina. Ma cosa? Io voglio sapere che cosa sta succedendo qui dentro. Qualcuno avrà un problema.